del nuovo film, che cosa ci può anticipare? Guarda, sì, il titolo si chiama Viva l'Italia, usciamo il 25 ottobre al cinema e nel cast c'è Raul Bova, Michele Placido, Alessandro Gassman, Rocco Papaleo, Ambra Angiolini, Sara Felberman, Edoardo Leo, insomma è un po' una specie di nazionale, visto che abbiamo chiamato il film Viva l'Italia, abbiamo voluto prendere tanti attori ed è insomma è un quadro spietato e divertente del nostro paese. Partito, azione! La signora ha uno spaventoso susseguirsi di spasmi convulsi. Cosa devo fare? Me lo dica subito! Subito! Ma che davvero? È la figlia dell'onorevole Spagnolo. Ma non ci può essere un futuro in questo paese! Mon amour, ti piace? Senza queste tre parole fondamentali che sono il lavoro, la sicurezza, la famiglia! Che dici? Ma sento male. Oddio! Come sta papà? Dice e fa tutto quello che gli passa per la testa. Merde! Grazie. Gli hai data la schiacciatina a questa ricca? Ma papà, Elena, mia fidanzata, dai! Non può proprio fare a meno di dire la verità. Bentornato, onorevole. Come sta? Non c'è male. Lei un cesso, come sempre. Se chiudono il reparto, tutti i medici senza contratto perdono il lavoro. Guardiamoci negli occhi. Aula, certi ancora si suicidano. Ciao carissimi, anche voi qui a guardare questi sbrotti di vernice buttati così a cazzo di cane? Sì, diciamo proprio questo. Voi mandate monnezza in giro per tutte le mense italiane. Ma è strana sta cosa, sta lasagnetta insomma. E tirami su. Il tema grandi linee è la storia di una famiglia attraverso le varie vicissitudini di questa famiglia e è la storia di un politico che sbrocca a un certo punto e comincia a dire tutta la verità e di conseguenza i suoi figli cercano di parargli tutti i colpi rimanendo vittime di questo pazzo che comincia a dare di matto. È molto divertente. Abbasso la famiglia, questo poi è scimunito. Noi ci dissociamo completamente dalle dichiarazioni dell'onorevole Spagnolo. Non ci posso credere. Siamo nella merda. A parte papà, c'ho anche una mia professionalità. Hai perso su tutti i fronti, hai perso. Hai perso come uomo, hai perso come marito, hai perso come padre. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo. E già questo fa molto ridere. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me. Ciao, spettacolo che spettacolo. Parlano con me. Ma come sta a stare che mo questo ti passa davanti a tutto? Siamo in Italia. Io sono ricco, passo davanti. Lei è povera, si attacca al cazzo. Ma non parlano.